Valerio Castello è stato un genio, l'iniziatore della grande stagione barocca della pittura genovese. Suo padre Bernardo, artista colto e moderno, aperto alle amicizie e alle influenze esterne, raggiunse il massimo successo di fama e pubblico grazie all'opera più importante del poeta ufficiale alla corte estense, il grande Torquato Tasso, avendone illustrato le prime edizioni a stampa della Gerusalemme liberata. Bernardo Castello morì quando Valerio aveva 6 anni. Non gli fu perciò possibile avviare il figlio più piccolo al mestiere di pittore. Per volere del fratello maggiore Torquato, il giovane Valerio avrebbe dovuto seguire la carriera di letterato, ma il genio non si può nascondere. La storia era tracciata prima ancora di essere scritta e il talento del futuro pittore si manifestò precocemente. Valerio fu mandato a scuola da Domenico Fiasella, titolare in quegli anni a Genova della bottega più illustre e frequentata. E qui manifestò una così spiccata indipendenza, anzi una quasi sfrontata reazione non solo al panorama artistico in generale, nel quale doveva inserirsi, ma direttamente agli stessi insegnamenti che gli venivano dal maestro cui era stata affidata la sua formazione, che dal Fiasella egli non volle apprendere null'altro che i necessari procedimenti tecnici del mestiere. È davvero sorprendente, caso addirittura unico, verificare nel pittore, in età ancora adolescenziale, una così chiara determinazione a perseguire ideali estetici fortemente innovativi e personali, da realizzare con un percorso assolutamente solitario nella scelta dei modelli da cui trarre ispirazione. Quello di Valerio Castello fu un viaggio a ritroso nel tempo, alla ricerca della forma, cui egli conferiva valore assolutamente autonomo, di gran lunga preminente nei confronti dei contenuti. Nel perseguire un indirizzo figurativo votato al puro godimento estetico e all'esaltazione della grazia e della vaghezza, egli rivolse dunque le sue prime attenzioni a quei maestri cinquecenteschi che avevano potuto fare pittura senza quei condizionamenti controriformistici emanati dal Concilio di Trento, in seguito al quale la pittura sarebbe poi stata vincolata per quasi un secolo a distanze morali ed educative che la rendessero severo veicolo di propaganda della fede. Accanto al Fiasella, il cui naturalismo elegante ed eclettico appariva ormai stanco e di mestiere, i pittori che all'epoca dominavano la scena genovese erano tutti dediti, anche se con differenti accenti, a una pittura adeguata alle istanze della Controriforma. Valerio Castello ignorò gli esempi di scuola genovese per dedicarsi allo studio degli artisti che avevano espresso la loro pittura nella prima metà del Cinquecento. Il primo a portata di mano era naturalmente Perin del Vaga, che era stato tra i migliori allievi di Raffaello a Roma e che in seguito al sacco della città, trasferitosi a Genova nel 1528 al servizio di Andrea Doria, vi aveva lasciato il proprio capolavoro nella decorazione ad affresco della sontuosa residenza che l'ammiraglio si era fatta costruire a Fassolo. L'arte di Perin del Vaga gli aprì lo scrigno contenente le più suggestive raffinatezze del primo manierismo cinquecentesco, spingendolo ad un viaggio a Parma sulle tracce del più sensuale e delicato interprete di quella pittura, il Parmigianino, in cui l'esaltazione dei puri valori formali aveva raggiunto la vetta più alta. Addirittura conseguenziale appare il successivo accostamento a Giulio Cesare Procaccini, la cui arte appariva come un naturale prolungamento in chiave seicentesca di quel modo di intendere la pittura, esaltandone assieme alla raffinata eleganza delle forme, il virtuosismo espressivo della pennellata agile e risaltata.
Per familiarizzare con le opere del Procaccini, non era neppure necessario il viaggio a Milano, pur avvenuto in questa fase giovanile, secondo la testimonianza del soprano. Le opere di questo pittore, il cui diretto soggiorno a Genova nel 1618 aveva dato risultati sensazionali, soprattutto nel gigantesco cenacolo dell'Annunziata, erano infatti numerosissime in città. In questa fase, collocabile negli ultimi anni del quinto decennio del 1600, la lezione del Procaccini incide profondamente anche nel rafforzamento del registro cromatico che si verifica nelle opere del Castello. Le tenui tonalità, quasi di pastello, spesso acidule e con delicati effetti chiaroscurali di cangiantismo, di derivazione manieristica, vengono abbandonate in favore di una tavolozza più risentita nei forti contrasti e negli stacchi cromatici perentori, ma che troverà modo di addolcirsi con le prime attenzioni per le opere di Van Dyck, da cui Valerio assimila l'utilizzo prezioso delle lacche brune usate in trasparenza per impreziosire la delicatezza degli incarnati e la progressione dei passaggi cromatici più delicati. Nel corso degli anni 50, l'arte del pittore appare ormai avviata a un grado di maturazione che esprime un linguaggio sufficientemente consolidato, con un arricchimento delle soluzioni compositive che s'avvalgono d'una sempre più immaginifica concezione dello spazio. La pittura veneta cinquecentesca, i cui riflessi egli poteva ora cogliere anche nelle opere di Van Dyck e di Rubens, fornisce i maggiori contributi per macchine scenografiche sempre più complesse e articolate. Le composizioni di Valerio prendono a svilupparsi dinamicamente su ritmi e cadenze fortemente impregnate di quel senso musicale destinato a caratterizzare sempre più la pittura barocca matura. Non v'è dubbio che in molte opere della sua maturità debbano riconoscersi i riflessi di quella che rappresentava la grande novità di quel tempo in campo artistico, la straordinaria affermazione del melodramma, con la conseguente profonda influenza che questo esercitò nel costume della società del tempo attraverso spettacolari rappresentazioni che si davano con grande successo nei teatri, a Genova e in quello del Falcone, per la prima volta aperti a un pubblico pagante che accorreva numeroso e entusiasta. Appare poi del tutto naturale che il sentimento musicale che aveva finito per impregnare profondamente i gusti della società si traducesse in pittura, attingendo all'espressione propriamente estetica di quella nuova forma d'arte, la danza, intesa come insieme di movimenti e gesti regolati da un ritmo ideale e che tendono, nella loro cadenza misurata, all'espressione poetica. Nascono così capolavori assoluti come i suoi Ratti delle Sabine, dove il pittore provvede in maniera del tutto licenziosa rispetto alla tragicità di un evento che vede le donne sabine sottratte con la violenza all'affetto dei propri cari, genitori, mariti e figli, ad inserire nella composizione improbabili figure d'orchestrali. Seguendo il suono dei cui strumenti, i protagonisti adattano i loro vorticosi avvitamenti alla cadenza ritmata di stilizzati passi di danza. Nel bellissimo dipinto che illustra la leggenda di Santa Genoveffa di Brabante, oggi ad Hartford, l'azione si esprime in una danza raffinata di corteggiamento e amore figurato, con tutti i suoi inchini stereotipati, la mimica degli atteggiamenti giocosi e la teatralità dei gesti reticenti che sembrano evocare l'atmosfera elegante e spensierata del minuetto.
Gli ultimi anni di Valerio lo vedono prevalentemente dedito alla decorazione ad affresco, solo in parte purtroppo giunta fino a noi, dove il suo innato e insuperabile senso della luce e del colore si esprime in una caleidoscopica gamma di squillanti e vivacissime tonalità cromatiche che rendono la sua tavolozza la più varia e seducente espressa dalla pittura genovese. Valerio è il primo tra i pittori genovesi a rendersi conto della possibile creazione illusionistica di nuovi spazi immaginari nella decorazione murale. Offerti dalla collaborazione con pittori specializzati in prospettive ed architetture, di cui aveva fornito un felice esempio la coppia bolognese Mitelli-Colonna, in una sala dell'odierno Palazzo Reale, intorno al 1655. Valerio Castello ne prosegue la decorazione in un'altra sala, associandosi al quadraturista ascolano Giovanni Maria Mariani. Benché alquanto compromesso da modifiche strutturali settecentesche, lo straordinario esito di tale collaborazione è ancora oggi apprezzabile nell'agile, stilizzatissima figura della fama sospesa nel libero spazio delimitato da un illusionistico cornicione architettonico, ove sono inserite quattro figure allegoriche in conseguenziale rapporto con quella centrale. Successivamente, Valerio esegue la decorazione in Palazzo Balbi Senarega, il cui ciclo decorativo costituisce la maggiore testimonianza, almeno tra quanto pervenuto fino a noi, della sua straordinaria abilità di frescante. La perfetta fusione tra finzione prospettica delle quadrature e animazione delle scene istoriate, che porta agli estremi esiti la potenzialità delle invenzioni veronesiane di Villa Maser, si realizza nelle altre sale affrescate dal castello nel palazzo. Qui, l'estro creativo di Valerio dà vita a spumeggianti composizioni di insuperabile grazia e leggerezza, dove la vivacità del registro cromatico e la delicata levità delle forme anticipano di parecchi decenni la gioiosa sensualità del rococò settecentesco. La volta della grande sala, ove il pittore raffigurò al centro il carro del tempo, può essere considerata, giacché la morte lo colse di lì a poco improvvisamente, all'età di soli 34 anni, il testamento artistico di Valerio Castello e il più alto raggiungimento dell'arte genovese nel campo della pittura murale. Entro gli spazi illusionisticamente creati da una complessa, elaboratissima struttura prospettica, frutto della preziosa collaborazione dello specialista bolognese Andrea Sighizzi, le agili forme musicalmente ritmate delle figure umane interagiscono in perfetta simbiosi con gli inserti architettonici. Nel riquadro centrale, in uno sfolgorante gioco di luci e colori, il frenetico pennello del pittore dirige una danza vorticosa, dove le agili figure umane, gli oggetti e le suppellettili volteggiano librandosi senza peso corporeo in spazi illusoriamente evocati, privi di gravità. Il passaggio di Valerio Castello, fulmineo come la sua pennellata, trascorse sui destini dell'arte genovese, mutandone radicalmente il corso e il carattere, e lasciando inappagato un forte desiderio di conoscere quali esiti avrebbe raggiunto se il destino gli avesse concesso una vita più lunga.